L'altro motivo per cui molto spesso non vediamo del rent to buy nella nostra città è anche relativo quindi agli affitti con riscatto per via di quello che sono le fluttuazioni economiche legate anche ai tassi di mutuo. Faccio un esempio, io chiudo un accordo con un proprietario di casa, mettiamo a 250.000 euro con un affitto con riscatto che sono una rata di 1.000 euro al mese, di cui faccio un esempio 800 euro sono l'acconto sul prezzo, l'acconto di caparra, e gli altri 200 euro vanno a canone locativo. Quindi questo per dirvi tra parentesi che canone di locazione che si paga in un rent to buy più alto di un canone di locazione che si pagherebbe mediamente per una casa la dovessi affittare per semplicemente locarla, ecco, per utilizzarla. Se tra 5 anni, sempre questo lustro che prendiamo ad esempio, mettiamo che i tassi, come è successo recentemente, si alzano di 2-3 punti percentuali, mentre purtroppo i nostri stipendi magari no, e ovviamente perdo l'acquirente, il promissario acquirente di questo rent to buy perderebbe il suo merito creditizio e quindi dovrebbe rinunciare all'acquisto perché ovviamente i tassi sono sollevati troppo e l'appartamento che aveva comprato gli costerebbe troppo mensilmente. Oppure potrebbe succedere una cosa inversa, facendo un rent to buy, dovendo fare un mutuo, mettiamo che invece il mercato, come è successo diversi anni fa, sprofondi e quindi i valori degli immobili, cioè i valori degli immobili periziati dalle banche, scende sensibilmente e quindi cosa succede? Io avevo un accordo da 250.000 euro e quell'immobile oggi la banca lo perizia, supponiamo 220-210.000 euro. Qual è il problema? Che ho bloccato già un prezzo concordato col proprietario, ne ho già pagato una parte e la banca mi darà a quel punto l'80%, per dire una percentuale più la più classica, sul valore di perizia. Perché la banca, vedete, ragiona su questo aspetto, le calcola come imponibile sul quale applicare l'80% di mutuo che vi darà sul valore più basso tra prezzo che state acquistando e valore di perizia. Ecco perché il rent to buy spesso non funziona. Una soluzione potrebbe essere questa, ma è una cosa che più che altro potrebbe aiutare nel breve periodo alcuni acquirenti e alcuni venditori, soprattutto se si tratta di locali commerciali che nel centro di Sassari sono veramente fermi da un punto di vista delle vendite. Si locano ma difficile venderli. Ovvero, prendete un arco temporale che per voi sia necessario per consolidare il vostro reddito, la vostra quindi attività, mediamente sono 2 anni, o accumulare della liquidità per poter completare poi l'acquisto. Si fa un accordo, invece che fare un affitto con riscatto, si fa un preliminare di compravendita con effetti anticipati del possesso. Cosa significa? Significa che in realtà entrate immediatamente nell'utilizzo del bene una volta che fate, diciamo, il contratto preliminare, questa volta dal notaio, per salvaguardare te acquirente da qualsiasi altro tipo di problematica che non sto a spiegare in questo video, e facendo questo preliminare si aggancia un comodato d'uso gratuito oppure una piccola percentuale locativa che vi permette di utilizzare immediatamente l'immobile, ma fare l'atto magari dopo 2-3 anni. Perché si fa preliminare dal notaio? Perché ovviamente si ha l'opportunità che questo documento possa durare quasi 3 anni e quindi in 2-3 anni voi accumulate comunque liquidità o date un anticipo importante per poi completare l'attività tra 2-3 anni. In questo caso il proprietario è sicuro che voi compriate l'immobile perché non avete più un'opzione di acquisto, siete tenuti a comprare quell'immobile e lui è tenuto a vendervelo, mentre invece prima con l'affitto con riscatto lui era tenuto a vendervelo ma voi non eravate tenuti a comprarlo. Spero di avervi dato un piccolo suggerimento, un piccolo, come posso dire, un'idea di quello che come funziona appunto l'affitto con riscatto. Al prossimo video, ciao.